Bella ragazzi, sono Zorus, bentornati in questo nuovissimo episodio di Juice 2 Hot Imports Night. Scusa, perché classe 7 92%? Cos'è questa cosa adesso? Lo sto notando adesso. Scommesse da spettatore. Ora io questo gioco vorrei almeno finirlo al 100% in tutte le classi. Non è accettabile questa cosa. Allora dai, facciamolo. Ah, in queste? Gladiator Shadow. Allora vi spiego, le scommesse da spettatore, poi potete anche leggerlo lì. Ora noi non gareggiamo, però noi dobbiamo scommettere sui altri piloti che gareggeranno. Adesso vi spiego meglio quando siamo sulla griglia di partenza. Quando cala il sole, inizia la battaglia Gladiators Shadow. Ok gente, un evento facile da seguire. È il momento di una gara sul circuito. Ok, come vedete noi non ci siamo, non stiamo gareggiando. E praticamente dobbiamo scommettere su anche su tutti, tutti i piloti, però diciamo è sconsigliata questa cosa perché andremo a perdere soldi e noi ovviamente non lo vogliamo, vero? Allora, poi un'altra cosa, se vedete sull'angolo basso destro, vedete che se scommettiamo $100 ne vinciamo 2000. Ovviamente vinciamo sempre più soldi se il pilota è in ultima fila, e poi scorrendo verso la prima posizione andiamo a vincere sempre meno, anzi qui andiamo addirittura a perdere. Tipo il secondo, scommettiamo $100, ne vinciamo solo 73. Quindi è consigliabile dalla terza posizione in poi. Allora. Io direi lei, che almeno è alla quarta posizione e secondo me ha le capacità. Allora, con tanti facciamo, allora guadagno potenziale 3500 facendo 500 di scommessa. Se vince lei vinciamo $3500. Facciamo. Ok, una volta fatto, scommessa proposta $500, possiamo dare inizio alla partita. E qui c'è un'altra cosa. Ecco, posso. Ok, adesso non so come faccio a cambiare. No, non. A cambiare auto. No, questo è per. Adesso premo tutti i tasti. Ah, questi. Ok, questa qui. Allora, premendo F1 fischiamo e gli acclama. Facendo acclama con F2 nel mio caso aumentiamo la barra del turbo alla macchina che stiamo ovviamente guardando in questo momento. Adesso è lei, mi sembra è prima, quindi possiamo dare altro nos a lei. Invece facendo fischia, siccome abbiamo sbagliato, azzereremo il suo turbo, ok? Semplicemente, però diciamo che più di questo non comporta l'esito della gara. Cioè, potrebbe anche farlo, perché possiamo andare da uno che magari ha il turbo al massimo, però qua nessuno,
Ecco, tipo lei, se facciamo fischia, vedete che lo abbiamo azzerato del tutto. Ecco lui, bu. Sì, praticamente si sente proprio dal pubblico che fa bu. Quindi, e niente, e questo è tutto così, ragazzi. È tutto così. Sono solamente tre giri, fortunatamente. Dall'ultimo giro finiscono le scommesse, quindi ovviamente anche in gara potete scommettere sugli altri avversari, però il mio consiglio è: scegliete una macchina e andate con quella per tutto il resto della per tutto il resto della gara, perché altrimenti sicuramente andrete a perdere soldi. Ora qui le scommesse sono chiuse, tanto perché ormai adesso la gara è già finita. Scusate per questo intoppo, però sinceramente non me ne sono mai accorto, me ne sono accorto adesso. Vai ancora. Vai. Uno sprint finale? No, è solo sprint finale. Va bene. Abbiamo guadagnato $3,500. Ok. Adesso praticamente l'abbiamo fatta vincere. Praticamente le gare scommessa sono queste. 4.000. Esatto, vinciamo 4.000 perché abbiamo speso 500 in scommessa, però ne abbiamo vinto 3.500. Ecco, guadagna almeno $3,000 in una scommessa da spettatore. Quindi qui abbiamo finito di classe 7, adesso ce ne sono alcune di classe 6. E poi se ci riusciamo, vabbè, facciamo anche qualche gara. Ritorniamo nella nostra classe. Ecco qua, 94, sai perché? Per questo! 7.000, addirittura 7.000, guadagna $7,000. Allora, questa è resistenza, quindi saranno tanti giri e dico anche no, grazie. Lethal Rush. Sì. Lethal Rush, va. Sì. Beh, adesso bisogna vedere se riusciamo a trovare un pilota decente anche. Eccoci pronti per un'altra dose di Lethal Rush. Ok, gente, un evento facile da seguire. È il momento di una gara su circuito. Allora, meno 150. Nessuna scommessa. Meno 137. Più 150. 700. 1000. 2000. 2000. Facciamo lei, così almeno abbiamo 700. Adesso qui proprio voglio farci i soldi. Ah, scommessa massima è 15.000. Forse è un po' troppo, 10.000. Sì, proprio. Tutti cattivi. Realizzazione DNA. 10.000 scommesse. Ok. Ora dobbiamo concentrarsi su di lei, Ce l'ha. L'auto 2 è al comando. Ok. Un sorpasso. Forza. Per l'auto 6. Subito NOS, così almeno è già carica. Ah, per la cronaca, io non sto guidando. Posso solo muovere la visuale così. E basta. E ovviamente anche passare per le altre auto. Dai, ti ho dato il NOS, usalo. Grande. In prima posizione. Oh,
buon'ora, Tara. Scivola lateralmente lungo la curva. Ma qua però vedo che qualcuno ha sta per prendere il NOS, quindi l'auto 6 passa al no. Dai, prendilo. Ma che cazzo freni, Tara? Superalo. L'auto 2 sfrutta l'N2O a proprio vantaggio. Impedita. Dai. Ma che impedita. Guarda, mi sto incazzando. Ma che cazzo freni? Ma sei deficiente, superalo. Cazzo, con la Clio di merda, dai. Che cazzo. No, e allora dillo. Ormai incredibile. Oltre ad azzerargli il NOS, qua che cosa faccio? Dai, cazzo, sbrigati. Oh, non ne lo faccio apposta, mi confondo con F1 e F2. Dai, usa quel NOS. No, veramente Tara non è capace di gareggiare. Dai, usa il NOS, è un rettilineo, porca puttana. L'auto 2 colpisce accidentalmente un muro. Invieremo la scena a Paperissima. Non ce la fa, Guarda, ve lo dico subito, è già segnata. E allora, se è ormai l'auto finita. L'auto 4 di certo sta usando l'N2O. Abbiamo perso $10,000. Anche se arriva seconda, noi adesso qui 10.000 li abbiamo persi. Toh. 10.000 dollari sprecati. Così. Grande. Vattene a fanculo, Tara, che ti investisse un tir. Anzi, due volte. Quando hai preso la retromarcia. Una volta retromarcia e una seconda volta. Vattene a fanculo, va. Però ci tocca farlo, perché altrimenti non è ci dà il 100%. Cambiamo, facciamo questo. Almeno qui c'è un rettilineo meno lì. Dai, però non è possibile. Vabbè, allora cambiamo pilota a sto punto. Oh, cosa vuoi che ti dica? Le luci sono accese. Preparatevi per Burnzilla. Io il mio dovere l'ho fatto, ma... Che c'è di più semplice? Si va a un affanculo. Allora, lui non è l'ideale. Potrebbe essere lui. La facciamo lui. 700, però stavolta facciamo 700, va. 4.900 dollari di vincita. Però lo fanno apposta, Dai, No, non è lui. Eccolo qua. Forza. Subito NOS al massimo. Dai, L'auto 1 passa al comando. Ma ti impedite. Guarda questo. Dai, al nitro al massimo. Non supera. Adesso supera. Vattene a fanculo. L'auto 4 di certo sta usando l'N2O. Dai. Guardate, dai, usalo!
Auto 2 sfrutta l'N2O a proprio vantaggio. Grande, vai. N2O in dosi occhio. Grande, vai. Oh, noi due sì che ci capiamo, forza. Ma perché non tagli per di lì? Anche lui è impedito, eh. Ok, ho un po' tolto il nitro agli altri, sperando di portarlo in vantaggio. Però se questo non sorpassa e frena invece di superare, non so io che cosa posso farci. Ecco i fuochi d'artificio. Cioè, davvero, poi anche tu guidi male, eh. Fatta boia come guidi male. Sta bruciando il circuito. Dai. Cazzo, ma sei sesto? Ma stiamo scherzando? No, questo sta ricevendo troppo NOS. Anche questo. Dai. Vai che hai più NOS di tutti. Dai, supera. Ok, qua. Qui, dai, supera. Non ce la fa, eh. Qui, dai. Non è che è un rettilineo, porca puttana. L'auto 6 preme il pulsante magico e guardate che risultato. Sì, vattene a fanculo tutti. L'auto 4 inizia a perdere posizioni. L'auto 4 aumenta la pressione. L'auto 6 arretra di una posizione. Ma questi non superano. L'auto sono tutti imbranati. Il circuito si fa pericoloso a causa dei pneumatici scagliati ovunque dall'auto 6. Lo fanno apposta. Al NOS. E frenano. Veramente siete una delusione tutti quanti. Una delusione. Veramente un tir proprio vi deve mirare e centrarvi. È l'unica fine che vi meritate. Vaffanculo. Almeno un cerco. Ma che cazzo è qua? Oh, N2O estremo anche. Vabbè, pure anche i libretti, certo. Split decision, vai, circuito. Subaru, vai, sforniamolo ancora. Ma che puttana, quanto è lungo? Il circuito, intendo. Risolviamo il dilemma di split decision. Questa gara è un evento su circuito classico. Sì. Vale le auto, sì. Ha rubato la mia auto questo. Vabbè. Però se non sbaglio nessuno c'ha la Impreza, mi sa di no, non ce l'ha nessuno. Io scommetto su di te perché mi devi ridare tutti i soldi. Vabbè, dai, 37.000 vanno bene. Credo che andrà bene, ma sii gentile con me.
ti devi investire un tier, hai capito? Perché no, con questa visuale qua? L'auto 8 ce l'avete tutta e conquista una posizione. Guarda, è così che si fa, con cattiveria. Idiota. Ma vattene a dormire. Vedi, così con cattiveria. L'auto 8 ha colpito il muro ad alta velocità. Auto 8 contro il muro. Che bastarda quella. Investimento in N2O. Ah, adesso arrivo, non preoccuparti. Guardate che fiammata per l'auto 5. L'auto 7 guadagna una posizione. Eh no, io te ne seguo, non mi interessa. Sto arrivando. L'auto 4 cazzo è in testa. Ah, ti devo pure spaventare, quindi vedi un tetto. L'auto 7 passa al comando. Hai i minuti contati. L'auto 5 va a tavoletta e sferra il suo attacco. Ah, però fila, Cazzo. Un sorpasso eccellente, sì, per l'auto 6. Ciao cofano. Un posto più avanti per l'auto 3. Sì, e poi l'auto 8 è bloccata, diventa pericolosa. Occhio qua che c'è da inchiodare. L'auto 4 di certo sta usando l'N2O. Che questa pista è, a parte che è lunghissima, ma è anche abbastanza complicata. Si trova in prima posizione. Eccomi. L'auto 2 resta indietro. Oppala. È così che si supera. Nuovo giro migliore per l'auto 4. L'auto 2 stabilisce un record. Arrivo su questo circuito. No, non ci provare. L'auto 8 conduce la gara. Affanculo. L'auto 6 preme il pulsante magico e guardate che risultato! Una derapata praticamente perfetta da parte di... Dove vai, sinistra o destra? Sinistra. Allora io vado per di qua. Uno scatto fa avanzare l'auto 2 di una posizione. Ah. L'auto 3 ha perso una posizione. Affanculo sta curva sempre. Che c'è lo spigolo. L'auto 4 inizia a perdere posizioni. Eccola là. Ci sono dietro, non preoccuparti. L'auto 1 risale la classifica. L'auto 1 perde una posizione. Oppala. Ancora ste curve. Poi sono anche bastarde, perché questa mi sa che è l'unica pista dove ti dà pochissimo NOS o N2O turbo o come cavolo lo volete chiamare, e quindi qua non è che si viene tanto forte. Vai dietro, dietro. Occhio.
scivolata per l'auto 6. Qua si frena perché c'è una curva di 90. Così. L'auto 8 vince la gara. Così che si vince, è così. Che cavolo, Dai, almeno così ci rifacciamo i soldi almeno. Guarda i soldi. No, qui mi sa che... Oppure anche a off camera, possiamo farlo. A off camera mi faccio la stessa gara più e più volte, ovviamente con le scommesse, e mi rifaccio dare tutti i soldi che ho speso, tutti, perché eravamo quasi 1 milione. Eravamo 400. Riusciamo a farcene un'altra? No. Beh, allora ragazzi, io direi che per questo episodio di Juice 2 è tutto. Nel prossimo episodio, come ho detto, off camera mi faccio dare tutti i soldi che ho speso, quindi già nel prossimo episodio vedrete già che ho già meno, cerco di raggiungere quasi il milione, quindi sui 950.000 dollari e niente. Quindi direi che per questo episodio di Juice 2 Hot Imports Night è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi se volete tenere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio, ma come vedere anche la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Skyrim. Certo. Sì, Skyrim. Oggi verso le 4 c'è un nuovo episodio di Skyrim, quindi non perdetevelo. Bella.